è arrivato il momento di parlare di biofumigazione come lotta ai patogeni del terreno. Anche in questo caso lo facciamo con un tecnico, Mauro Ternavasio, dell'Agenzia 4A della Coldiretti. Nei confronti dei patogeni tellurici, in uno scenario dove il settore orticolo è costretto a modificare e a innovare le strategie di difesa attuabili, è emersa la necessità di rivisitare i metodi di difesa, impiegando i mezzi ancora disponibili, con un interesse crescente verso i metodi di difesa alternativi all'uso dei prodotti di sintesi. Tra le pratiche agronomiche, grande interesse è rivolto alla biofumigazione, che è una tecnica alternativa di lotta ai patogeni del terreno, attuata mediante il sovescio di piante appartenenti alla famiglia delle brassicacee. Queste brassicacee possono essere impiegate come specie intercalari e quindi usate come sovescio, oppure nel caso di sistemi colturali intensivi, come sfarinati o pellet ottenuti a partire da queste piante. L'efficacia di tale tecnica dipende dalla presenza tra i prodotti di degradazione di queste piante di isoti ocianati e nitrili derivati dalla degradazione enzimatica dei glucosinolati. Tali sostanze presentano una discreta attività biocida nei confronti di parassiti vegetali ed animali. Nel corso del progetto è stato valutato l'impiego della biofumigazione con il pellet di brassica carinata in condizioni controllate presso la serra di Agroinnova e in sistemi di coltivazione intensiva del peperone in tunnel. Questa pratica agronomica richiede comunque ulteriori approfondimenti per valutare i possibili effetti negativi dell'impiego di pellet di brassica carinata, responsabile in alcuni casi di un aggravarsi degli attacchi di alcuni patogeni tellurici. All'interno del progetto Valort sono stati individuati diversi settori di operatività. Questo è stata la prova di una lotta biologica della coltura del peperone. Questo tunnel di peperone è stato controllato con mezzi integrati. Per la problematica dei tripidi è stata individuata una delle possibili soluzioni, l'utilizzo dell'Orius levigatus, predatore che si ciba dei tripidi. È stato lanciato sulla coltura nell'epoca della prima fioritura e ha controllato in modo adeguato il tripide. Su peperone, nel comprensorio cuneese, i tisanotteri tripidi costituiscono una delle maggiori avversità. In particolare, Franklinella occidentalis, tripide di origine californiana, segnalata in Italia a fine anni 80, si pensava inizialmente non dovesse trovare nella nostra area condizioni adatte al suo sviluppo. Oggi non solo è estremamente diffuso, ma rappresenta il principale problema per il peperone, soprattutto per la trasmissione del tospovirus, il Tomato Spotted Wilt Virus, noto come TSWV, in grado di causare ingenti perdite di produzione. Il virus è trasmesso con modalità persistente propagativa, di conseguenza il tripide che acquisisce il virus resta infettivo per tutta la vita. Per limitare la diffusione del tospovirus è necessario contenere le popolazioni del vettore, obiettivo non sempre facile da raggiungere con la sola lotta chimica. Molto efficaci nel contrastare le infestazioni si sono rivelati i predatori del genere Orius, presenti sul territorio e in grado di colonizzare la coltura qualora non disturbati da trattamenti antiparassitari. La riduzione dei prodotti disponibili per la disinfezione del terreno potrebbe determinare anche per il peperone un significativo incremento dell'incidenza dei danni causati da Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani e Verticillium dahlia, considerabili principali patogeni tellurici del peperone. Attualmente la difesa dagli attacchi di Phytophthora capsici su peperone è prevalentemente basata sull'impiego della lotta chimica, accompagnata da un'adeguata gestione agronomica della coltura, con il ricorso ad esempio alla pacciamatura, con risultati talvolta parziali. Tra le misure agronomiche, l'uso dell'innesto di cultivar commerciali di peperone su ibridi resistenti è in fase di espansione anche per il peperone con ampi margini di crescita. L'innesto erbaceo su piede resistente rappresenta una possibile alternativa all'impiego della disinfestazione chimica nella coltivazione di numerose piante ortensi. La scelta del portainnesto dipende essenzialmente dall'ambiente e dalla stagione di coltivazione e dal parassita o patogeno da contenere.
Nel caso di porta innesti di peperone, i risultati di sperimentazioni condotte in condizioni controllate, allevando i porta innesti disponibili sul mercato in presenza di inoculazione artificiale, hanno evidenziato un generale effetto positivo di tale pratica nei confronti della tracheoverticillosi del peperone, mentre la reazione dei diversi porta innesti agli agenti di marciume del colletto, Phytophthora capsici e Rhizoctonia solani, risulta fortemente influenzata dall'età delle piante ed è comunque variabile tra i porta innesti. Alcuni porta innesti di peperone sono completamente resistenti alla cancrena pedale del peperone, mentre altri risultano suscettibili quanto gli ibridi di peperone non innestati. Di grande importanza è la valutazione delle caratteristiche produttive del peperone innestato, sia in termini quantitativi che qualitativi.